Dancia, no, questo motion. mi dà i brividi. Ci sono piccole creature malvagie che spuntano fuori dappertutto. I tunnel sono un labirinto buio e intricato. A meno che tu non sia ben preparato, ti consiglio di andartene immediatamente. Ma se invece ti senti abbastanza forte da scendere, ti andrebbe di comprare la mia mappa. Sì, tranquillo. Mi sa che dobbiamo farci... giusto, questi sono cumuli di geo. Per questo mi sa che dobbiamo fare il giro da sopra. Ma tipo da un casino, da un botto sopra. Quindi visto che hai battuto le tre solari significa che gli inclementi in real life si inchinano quando passi? Eh sì, certo. Cioè io se vedo una mantide in giro per strada, anche lei mi si inchina. Nosk non mi preoccupa quasi per un cazzo. Cioè ragazzi, finora non un boss che ci ha dato problemi. Solo le sorelle della battaglia che sono scemo. Mi piace questa mappa. Che schifo, che palle. Chiara, buonasera. Grazie per il raid. Buonasera. Forum degli orologi. Oh no, siete andati a vedere il forum degli orologi. Io invece sto guardando lo schifo. Sono anni d'oscuro in Hollow Knight. È molto brutto. Il forum degli orologi. Mio zio è appassionatissimo di orologi. E probabilmente lo frequenta pure quel forum. Aia. Sì, mi dispiace, siete arrivati proprio nella parte peggiore di tutto lo stream. Questa mappa la odio. Fa veramente schifo. Pure Giulia! Pure Giulia! Stammi lontano, schifoso bastardo. E buonasera anche a voi, gente della Cobarde. Mi sembra tipo della contrada. Stammi lontano, coso schifoso. E ben arrivati, benvenuti. E non posso tornare su qua. Tranquillo, è solo arrugginito con i comandi e con i moves. Vedo la parte infame di Hollow Knight. Sì, la odio, è veramente disgustosa. Vabbè, c'è uno speedrunner che seguo, Fire, che questa parte se la fa al buio. Qui siamo alla Blight Town di Hollow Knight. No, Blight Town è FPS Town. Speedrun è spaventoso, porca troia, se lo è. Eccolo là, Nosk. Senza al buio, senza vedere niente. Cioè si ricorda la mappa a memoria e basta.
Sì, qui c'è Nosk. Path of Pain ci ho messo un'ora e mezza la prima volta. Ah, io ci ho messo tre. Sì, troppo silenzio per non esserci Nosk qua. Ah, oh no, questo è un passaggio per l'abisso, che pirla. Quanto giochi con Low Knight? Prima volta ci ho giocato 2 anni e mezzo fa, mi pare. Sì, di più. Sai che ho sbagliato strada per Nosk? Nosk mi ha fatto prendermi in parte insieme a Sabaku. Mi fa tutti gli scarabei qua. State bene a casa vostra. Oh no, ecco. Ora mi ricordo perché cazzo c'erano sti schifosi bastardi. Dolce scuro. Bravo cretino. Dovrebbe essere. Ma guarda che io a sinistra ho martoriato tutto. Sta cercando Zote. Zote è morto nel mio playthrough. L'abbiamo lasciato morire. Quella cosa mi dà estrema soddisfazione. Grazie Jadi. Grazie per il raid. Merda. Non è. Cioè, dipende da dove passi. Tendenzialmente sì, dovrebbe essere anello scuro, ma. Però tipo noi l'abbiamo beccata prima nelle terre del riposo. E tu generalmente passi prima per le terre del riposo. Sono le palle di passare per nido scuro prima. Questa non è una cosa rompibile. Ah, forse non è rompibile dal basso.
L'oscuro sempre lasciato per ultimo. Certo. Cazzo. Giusto, Crystal Peak. Sotto Crystal Peak. Dai, però anche tu. Buonanotte, Red Dragon. Questa zona brulica di creature letali che mordono, bruciano e graffiano. Pensavo di mettermi alla prova contro di loro, ma ora la mia audacia mi ha abbandonato. E mi sento sola e stanca e dolorante. Mi prendo solo un attimo di riposo prima di partire in cerca di una sfida un po' meno terrificante. Questo nido non è un bel posto dove morire. Che sfortuna. Qui le bestie sono terrificanti, con tutte quelle zampette ticchettanti e quei denti aguzzi. Non voglio che sia questa la mia fine. Brava, Tela. Combatti. Tela, tesoro del papà. Ok, di là dobbiamo andare. La tela di qua, se non ricordo male, dove prendiamo il ticket ferroviario. Che schifo che fai, porca puttana. Si arrampicano pure, che schifo. Schifo. Qual è il mob più noioso o più odioso, boss esclusi? Non te lo saprei dire. Non ne ho bisogno. Che schifo. Che schifo. Lontani, che schifo. Dai, darò, dai, coglioni. Biglietto ferroviario a strambario. Tranviario. Sì, Kill It With Fire, assolutamente. Dai, tela su col morale. Ah, è
vero, dirà, si deve scendere. Non lo so, Mila. Fa veramente schifo sta parte di mappa. Si vede che il gioco lo mastichi davvero bene. Dopo due playthrough completi, oltre al 100%, sì. Sì, va bene. Prozia rima. Mi schifo, ti regni su schermo. Lasciatemi stare, siete disgustosi. Che fai? Proprio la gioia di un aracnofobico sta parte di mappa. Si arrampicano pure queste mani. È stata la scelta più sbagliata fare questa zona, soprattutto con l'aracnofobia. Il fatto è che la devi fare, non è opzionale. Di qua, se non sbaglio, è esatto. Stranger danger. Ok, I believe you. L'aracnofobico solo se uno schifo. Aracnofobico dipende dai ragni, però. Ragni disegnati o videoludici, appunto, non mi danno nessun problema. Meno che, appunto, non si muovano così poco la foglia. Credo di stare sviluppando anche non tanto tripofobia, ma proprio tipo, il trip mi fanno venire la roba che normalmente fa veramente schifo ai tripofobici, fa paura. A me fa solo venire da vomitare, fa venire nausea. Vabbè, ciao, eh. No. Ma dai, con quale gittata? Ok.
Facciamo un giro, vai. Di qua. Why don't you chill? How about maybe you chill? Japan is kinda scared of Russia. Cominciamo così però. Unbelievable. Who also is scared of Russia? Giro, ma noi lo facciamo comunque. Non adesso, bro. Piacere rivederti, ma non adesso. Siete quasi quasi. Strano sentire la voce di Miles Morales dire di essere aracnofobico, lo so. Quando ero piccolo il mio supereroe preferito era proprio Spider-Man. E c'erano i miei amici che dicevano, ma se ti piace Spider-Man perché non ti piacciono i ragni? Che Spider-Man non è un ragno. Semplice. Bravo me. Sì, però anche tu sei un coglione. Tu sei Arachnoboy, sì, voglio delle foto di Arachnoboy. No, voglio delle istantanee di Arachboy. No? Vabbè. Picchia, quattro colpi caricati. Dio santo, quanti cazzo di colpi vuoi. Sono più pallosi perché proprio ti rubano tempo. Salve. Sbatta per due geo in croce, va bene. Tante storie per uscire e per poi ritrovarsi in macchina. Sia abbastanza un problema vedere il ritorno del te causa Sherob. Allora, riesco a vedere un ragno finto. Mi fa solo schifo. Perché tanto so che non è reale, non è un problema. Il problema per me è piuttosto è vedere tipo scene in cui ci sono siringhe. Quello mi crea problemi. Tipo, se io vedo se c'è in un film, in una serie, un'iniezione, un prelievo, roba del genere, devo distogliere lo sguardo perché appunto per me cioè gli aghi sono la mia fobia più grande, proprio. Non male quando li vedo.
Se l'ho visto tutta la serie di Perean and Trials e mi ha fatto ricordare quel capolavoro di film che è Wasabi. Wasabi tantissimo. Quello era l'impiegato del mese. Vabbè. Un altro? Pure no. Questo qua. Buonanotte, Giuseppe. Culo. No, perenne. Torniamo su piano piano, con cautela, con calma. Notte, Alden. C'è sta qua un'altra merdina. Si trince. Ma Morgana fa le ninne? Sì, non so dove. Non è sul letto. La starà facendo in bagno nel bidet. Forse qui è il coso. Qui è un amuleto. Potrebbe, non mi ricordo. Pezzo di merda. Qui è dove...
No. No, no, no. No. Calamato, eleso Ehi. È una maschera o un volto quello di questa creatura? Qui è nido sacro, è difficile capirlo. Un volto. Che magnifica cosa da possedere. Non tutti sono così fortunati. Hai senza volto di questo reame? Offro il mio aiuto. Una maschera. Un volto. Gli serve? No. Per definire, per concentrarsi e resistere. Scade la faccia che si nasconde al di sotto. L'uro verme ha davvero concepito un notevole contrasto. Era solo per questo, questa stanza. Beh, oddio, un sacco di roba. Non ti fa capire, cioè, non è che ci capisci molto all'inizio. Cioè, io per dire, la trama di Hollow Knight ho cominciato a capirla avvicinandomi all'endgame, non prima, ragazzi. Uscito, fuck, non mi ricordo dove cazzo devo andare. Non è questa la strada. Che ora stacco? Non so. Ah, ecco, mi ricordavo giusto allora. Non te lo so dire. Penso faccio un nido sacro e poi probabilmente stacco. Dio santo, perché non ho fatto il dash? Genera in modo intelligente di Dio porco. Villaggio distante. No, però non posso salire di qua. Qui ci sono le tessitrici Ornette cresciute in un tough neighborhood. Sì. Questa è stanza vuota. Andiamo prima di entrare qua a farci rapire, cazzi vari. Andiamo ad aprire la stack station.
attimo a Pulveria, giusto per salvare, metterci su una panchina, spendere un po' di dindi. No, i dindi ci dobbiamo tenere, per dirla. Ci servono della, per la banchiera. In realtà i finali, con pochissime differenze, sono 5 o 6, mi pare. Alcune erano proprio differenze minime, però. Non mi ricordo cosa c'è in fondo. Non essere timido. Ci sono brutte creature in queste caverne. Ma non io. Io sono amica di tutti. E felice di servire un viandante coraggioso come te. Ti servono indicazioni? Posso dartele, sì. Oh, sì. Nel villaggio qua sopra vive una triste creatura. Sua è la storia di un tragico scambio. Grande il costo per lei e la sua gente, anche se credo non abbia rimpianti. Sì, lo so, sei curioso. Ora vuoi sapere la storia? Beh, mi spiace, vorrei tanto dirtela, ma è che mi spiace davvero tanto, ma è da così tanto tempo che non mangio. Sto davvero morendo di fame. Ciao, Pickens. Addio. Lei è immortale. Non è uccidibile. Perché è immortale? Non puoi ucciderla. Tutto qua. Non è immortale a livello di loro. Cioè, di loro. Semplicemente non puoi ucciderla. Per quanto ti possa stare sulle palle, non puoi ucciderla. Let's go. Andiamo da R. Salve, sei molto stanco? Siediti e riposati. Noi siamo tuoi amici. Benvenuto, siediti e riposati. Non rispondono all'aculeo dei sogni. Benvenuto, hai bisogno di riposo. Siediti e riposati. Ma che carini, non puzza di trappola. Da bestia. A prenderci R.
sacco. Mi ho messo la colla nella panca. Mi ho messo il Vinavil. E mo cerco di arrivare tranquillo. Morgana. Ehi, ciao. Vieni. Cappuccio. Giugiola. Quanto pane, quante coccole. Ciao Erra. Sono 3 ore che Nintendo eShop è morto. Bisogno fisiologico di controllare le offerte. Controllale sul sito Nintendo? Ciao, mi suona. Cicciona la mamma di Hornet. Un legame per la prole, per i piccoli. Oh, buon per te, Sirius. Ciao, Lightning. Dove trovo il coso, cazzo, mi ricordo dove trovo l'amuleto delle tessitrici. No, tesamo.
sto tornando indietro per nulla. Non ci posso passare sopra. Evidentemente no. Sì. Non mi ricordo come si esce, raga. That's embarrassing. Eccellente, questa è fighissima come cosa. Perché spiega che le tessitrici veneravano questi, mi ricordo come si chiamano, le umanite, mi pare, che sono appunto dei fossili tra i primi aracnidi, e le veneravano come antenati, come divinità. Questi piccoli dettagli sono troppo fighi. Troppo presto per andare a recuperare il minerale terroso? Dov'è? Sai che non mi ricordo dove cazzo sono i minerali terrosi. Mi ricordo che uno lo vince al Colosseo dei Folli per la seconda sfida. No, no, no. Un trilobite. Sì, giusto, un trilobite. Voilà, va.
La veggente con 300 sogni, abbiamo tempo. Non abbiamo ancora 300 di passi.